Il mio cuore cerca un porto dove approdare, una spinta per poter andare via dalle paludi in cui spesso sono arenato. Il mio cuore sogna un sentiero dove finalmente camminare, un piccolo spazio dove semplicemente sostare ed abitare. Il mio cuore inaridito dalle banalità e dalle mediocrità, a sete di te, della tua freschezza e della tua creatività, diamante. Fa strada ai poveri senza farti strada. Sono parole di Don Lorenzo Milani che mi spingono a riflettere con voi nel Vangelo di questa domenica. Il vero potere, l'unico potere, è servire. Il suo opposto è l'egocentrismo. Il Vangelo invita ciascuno di noi a mettersi al servizio dell'altro e non servirsene per i propri scopi o interessi. Credo che sia la logica più rivoluzionaria del messaggio di Gesù, quello di metterci a servizio gratuito gli uni degli altri. Logica che ha serie difficoltà a passare nel nostro cuore e nella nostra testa, diciamocelo. Abbiamo da sempre confuso il potere con la carriera, con il prestigio personale, con la superiorità, dimenticandoci che chi ha più potere ha più responsabilità verso l'altro, soprattutto verso chi è più fragile. Dobbiamo essere sinceri, siamo tutti lontanissimi da questa strada. L'essere umano, appena ha potere, si sente immediatamente superiore agli altri, pronto ad usare il suo ruolo per interessi e promozioni personali. Questo accade in ogni ambito, nella Chiesa come nella politica, nei gruppi e associazioni, al lavoro e anche spesso nei gruppi di volontariato. Nessuno di noi è esente da questo pericolo terribile che ci rende schiavi dell'io, del pensare solo a noi stessi oppure agli amici degli amici. Difficile, davvero difficile da estirpare nei nostri atteggiamenti e decisioni, ma non impossibile se ce lo dice Gesù. Gli stessi apostoli cadono nel ricatto del potere, ancora una volta. Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Cercano di accaparrarsi i posti migliori, cercano raccomandazioni per salire al potere. Quanto fa male questa logica alla nostra umanità. Cerchiamo di essere più furbi degli altri, schiacciando e scavalcando gli altri, nascondendoci dietro quell'idea assurda che così fan tutti, o se non lo faccio io lo farà qualcun altro. Facile però a dirlo solo dei politici o dei preti o dei capi di Stato o delle autorità varie. Difficile quando tocca a noi scegliere come comportarci. Questo tarlo del potere per il potere sarà sconfitto solo quando nelle scelte quotidiane noi faremo la differenza di non saltare la fila perché conosciamo qualcuno, di non avere un posto letto in ospedale perché conosciamo qualcuno,
di non avere quel posto di lavoro perché conosciamo qualcun altro, non entrare gratis perché conosciamo qualcuno, di non chiedere raccomandazioni per riuscire nella vita. Sono infiniti gli esempi che potremmo fare. Tutti noi siamo chiamati a scegliere se dire no o sì, per spezzare questo circolo vizioso del potere per il potere. Io, personalmente, voglio ancora crederci che sia possibile. Spesso ci capita di usare questa logica anche con Dio stesso. Dare e avere, vendere o comprare, sono modi che offendono l'amore. L'amore non si compra, non si mendica, non si impone, non si finge. Non adoperare con Dio la legge scadente del baratto, dove tu dai qualcosa a Dio perché Lui dia qualcosa a te. Dio non si compra, Dio è di tutti. Dio fa piovere e sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Dio è amore. Chi lo vuole pagare va contro la sua stessa natura o lo tratta da prostituta. Silvano Fausti diceva così: quando i profeti parlavano di prostituzione nel Tempio, intendevano questo culto, tanto pio quanto offensivo di Dio. Io ti do preghiere e offerte, tu mi dai lunga vita, fortuna e salute. L'amore di Dio è sproporzionato, esagerato e non vuole niente in cambio. È una riserva inesauribile di tenerezza e di carezze che ci spingono in avanti. Quello di Dio è un altro tipo di amore, a senso unico. È l'unico comandamento. E quando riusciamo ad abbandonarci a questo amore, tutto cambia. Tutto migliora e tutto ha un senso. Possiamo ribaltare questa situazione, ritornando ad essere umani, metterci al servizio della vita e non servirci della vita. Ma quanto sono belle le persone che si siedono nell'ultima fila per non essere osservate. Quelle che accennano un sorriso in ascensore. Quelle che non dicono niente quando qualcuno taglia la coda e passa avanti. Quanto sono belle quelle persone che si scusano anche quando non dovrebbero. Quelle educate, anche a costo di sembrare sceme, quelle che si fermano davanti alle strisce pedonali per lasciar passare un passeggino. Quanto sono belle quelle persone che si alzano negli autobus per lasciare il posto ad un anziano, quelle che ancora credono alla lealtà a costo di essere sconfitte, quelle che attendono il loro turno per parlare con una persona, quelle che dicono buongiorno entrando in un negozio. Quanto sono belle quelle persone che chiedono scusa, dicono grazie e chiedono per favore. Quanto siete belle voi che usate la gentilezza come unica rivoluzione possibile. Buona domenica a tutti.